Siamo qui oggi in Butter Stadium, Dragon Ball Z, One Piece, Naruto e chi più ne ha più ne metta. In giapponese non capisco un cazzo. Comunque mi posso fare un'idea di quello che potrà succedere. Ah no, non è in giapponese del tutto. No. Comunque l'avevo visto 18.000 anni fa, sto videogiochino. Premessa, non sto giocando io, ma sta giocando il signor Tyranto. Io mi occupo di fare il commentary perché sì, così è più bello. Comunque, niente, vediamo chi sceglie. Sceglie Goku, Naruto, Luffy e Piccolo. Cioè, ok, gli stadi sono, diciamo, praticamente un mega crossover sta a fare. Ed è bello perché... quanto bello. Ma non sono neanche fatti male per essere vecchio... Beh no, Zoro è fatto male, dai. Comunque loro tre non sono fatti male, non è brutto come gioco, nel senso l'avranno anche magari migliorato leggermente, ma... Boh, il casino, il Battle Royale, questo è il padre fondatore di Fortnite. Ah, onda energetica, così, già parte con le energie sferiche e li ammazza tutti. Ah, quanto lenta. E niente, adesso sblocca l'ultra istinto perché se l'è beccata lui. Niente, è figa, Goku li picchia. Ma cos'è? È diventato enorme! Che cazzo è? Ancora, adesso è ancora più grosso. Oh, vai! E la madonna, figa. Ma Goku, che cazzo è? È diventato Super Mario. No, ok, adesso è ritornato piccolo. Ma, cioè, lo scopo è buttare fuori gli avversari, tipo Smash Bros. Alla fine. Sì, ma cazzo, ma Goku cos'è? Overpower? Ma che roba? Se quella barra in alto equivale a dire, appunto, a... la vita, cioè non la vita, ma alla percentuale di chi ha più probabilità di buttare fuori gli altri, figa, messi molto male per gli altri. Madonna, Goku davvero c'ha una skill, boh, li ammazza tutti, li ha eliminati, figa, è una bestia, non lo so quale mento quadrato. I muscoli sono la roba più bella del mondo. Sì. E niente, un po' di impostazioni in giappo, tanto per dire, ma quanto cazzo è brutto Zoro. Niente, ora ha scelto Zoro e mamma mia, Naruto non è fatto male, anche Gon ci sta, Vegeta finì anche lui, figa. Zoro è brutto molto, comunque vediamo adesso chi diventerà grande. Secondo me non lo so, ma... vabbè, oddio, non so che difficoltà abbia messo, ma secondo me c'è probabilità che vinca Naruto. Non lo so, ho questo presentimento, ma... boh. E niente, fa l'attacco a vuoto, così a Rulo. E Naruto dov'è là? È Naruto contro Gohan. Zoro invece sta menando Vegeta. Zoro le becca e esce fuori così, riduce la sua barra. Ma che bello, si dà lo slancio dalla telecamera. Che bello, ma comunque perché è ancora sta non ho capito, sta non modalità, vabbè magari c'è solo questa modalità per forza, però sta mappa così era bella. Attacco finale, Vegeta c'era nel culo, invece no, è Naruto quello che c'era nel culo più di tutti, quindi niente, avevo detto una stronzata prima. No, quello che invece mi sta sbalordendo è Gohan, non si sa come, ma sembra che se la stia cavando non male. Un altro attacco, figa, qua, vabbè, ovviamente, cioè se ci hai preso la mano non è una difficoltà esagerata, per forza che vince sempre il primo giocatore, però mai dire mai. Così, ha sbloccato il Kaioken anche lui, e adesso è rosso, è abbronzato. La madonna, figa, la barra di Zoro è una roba mostruosa. Santorio Hogan! Boh, non è andato, ovvero Naruto, quindi ho detto una puttanata. No, è ritornato. Ma che cazzo? Ah, li devi buttare tutti giù in un colpo solo, non ho ancora capito sta cosa. Comunque, figa, che roba. Ah, boh, distrutti, così, massacrati. E si vince così. Madonna, che bel gioco, figa. Adesso che ho finito sto commentary, vado, me lo scarico, ci gioco una volta e poi lo elimino.